Ho messo sul fuoco l'acqua per la pasta, sta già bollendo, aggiungo il sale e 200 g di pasta cotta. Io ho scelto delle farfalle, la farò cuocere il tempo indicato e poi la scolerò al dente. E mentre la pasta cuoce e raffredda, mi occupo di preparare il condimento. Inizio preparando una cremina che mi servirà per legare tutti i condimenti. Quindi metto in un mixer un cucchiaio di formaggio spalmabile, saranno circa 30 grammi, e aggiungo 40 grammi di prosciutto cotto oppure arrosto di pollo o tacchino. Appena un cucchiaio d'acqua e frullo tutto. Ho scolato la pasta e l'ho lasciata raffreddare. Per raffreddare la pasta dipende dal tempo che avete a disposizione. La cosa migliore è metterla bella larga su un vassoio e lasciarla raffreddare lentamente. Se avete poco tempo, raffreddatela sotto il getto d'acqua. Inizio condendola con la crema che avevamo preparato prima. Intanto una mescolata. E poi uno dietro l'altro possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. Questi sono una decina di pomodorini che ho tagliato a pezzetti, 30 g di olive fatte a rondelle, 60 g di carciofini che ho fatto a spicchi, 60 g di funghetti, questi sono funghetti misti sott'olio, 80 g di scamorza o mozzarella, scegliete voi quello che preferite, e altri 60 g di prosciutto cotto o arrosto di tacchino, fatto a pezzetti o a cubetti. E mescoliamo ancora. Praticamente la nostra pasta fredda alla capricciosa è già pronta. Ho conservato la pasta fredda in frigo fino al momento di servirla e ora l'ho impiattata. Ho aggiunto qualche fogliolina di basilico, se volete anche un filo d'olio a crudo, e sto aggiungendo un po' di origano. E la nostra pasta fredda alla capricciosa è pronta per essere mangiata. E ora assaggiamo. Perfetta questa anche da portare al lavoro, al mare o in piscina. Per fare questa torta senza cottura ho preso l'anello di uno stampo a cerniera, soltanto l'anello da 24 cm, e lo appoggio chiuso su un piatto da portata. Abbiamo poi qui dei savoiardi e iniziamo a metterli all'interno dell'anello. Brava! Dobbiamo ricoprire tutto. Tagliamo quelli che sono troppo lunghi e rivestiamo tutta la base.
anch'io. Così. E riempiamo i buchini con i pezzetti che sbricioliamo. Adesso bagniamo i savoiardi con il latte. Intingiamo un pennello nel latte, possiamo farlo anche con un cucchiaio, e li bagniamo. Fai tu, Martina? Prendo poi altri savoiardi interi, li immergo nel latte e li appoggio sul bordo della tortiera, anche spezzandoli, non fa nulla. E lasciamo raffreddare e rapprendere questa base in frigorifero. E prepariamo una farcitura semplicissima. Questi sono 500 g di ricotta di mucca. Per condirla usiamo soltanto 2 cucchiai di sciroppo alla marena. Lo metti tu, Martina? Terza. E mescoliamo. Possiamo aggiungerne anche un altro po', secondo il vostro gusto. Prendo poi 4 biscotti savoiardi, li chiudo in un sacchetto e li sbriciolo utilizzando un bicchiere. Potete anche metterli in un mix. E aggiungiamo i biscotti sbriciolati alla ricotta. Metti tu, Martina? E mescoliamo. Riprendo dal frigorifero la base della torta e verso all'interno la crema che ho appena preparato. La distribuisco bene e poi con delle amarene sciroppate. Qualche fogliolina di menta. Qualche goccia di sciroppo d'amarena. E con uno stuzzicadente giro per dare l'effetto variegato. E ora la metto soltanto a raffreddare in frigo per altre 2-3 ore, così si compatterà per bene. Apriamo ora l'anello e lo sfiliamo. E la nostra torta senza cottura alla marena è pronta. Morbidissima. Delicatissimo sapore d'amarena. È semplice e velocissima da preparare. Per oggi è tutto, io vi saluto e noi ci vediamo domani.